domani in Parlamento che farete, per esempio sul pareggio del bilancio, sull'articolo 18? No. Sull'articolo 18 abbiamo già raccolto quasi 1 milione di firme per abrogare l'articolo 18, per quanto mi riguarda va abrogata tutta la riforma Fornero, soprattutto nella parte in cui ha previsto l'aumento delle pensioni dalla sera alla mattina, lasciando 1 milione di posti di lavoro che sono rimaste agli anziani e non sono andate ai giovani. Sugli sprechi della politica abbiamo depositato due referendum anche lì, mi auguro che chi, tra quelli che ci ascoltano, qualcuno ha firmato, per abrogare il finanziamento pubblico ai partiti e per abrogare l'indennità ai parlamentari. I problemi non sono i proposti, non sono le promesse, perché la luna e il posto lo stanno promettendo pure tutti. Avete visto le lettere che arrivano a casa, il problema è la credibilità di chi lo promette. Ma sul pareggio di bilancio, il pareggio, in ogni buona famiglia ci vuole come impostazione l'idea che il bilancio deve pareggiare, nei limiti in cui non serve per esigenze primarie, perché tu non è che un buon padre di famiglia, se c'è un figlio che sta morendo per un tumore, se uno ha i soldi per pagare il medico lo lascia morire di tumore, no? Quindi il bilancio è un obiettivo, ma non può essere una esigenza incontrovertibile. Dipende che ci fai con i soldi, per fare già il bilancio non compri gli aerei da combattimento, ma non tagli i soldi alla scuola pubblica. Intervista al volo, dai! Intervista al volo, comunisti italiani con Ingroia, che diciamo innanzitutto, vabbè, lui lo terrete scontato sul ripristino dell'articolo 18, pareggio del bilancio, e inutile negarselo, c'è differenza diciamo con Di Pietro. Ma diciamo che quello che conta in realtà è il programma di Rivoluzione Civile è appunto chiaro sugli aspetti fondamentali come fiscal compact, cioè le materie fondamentali che combattono e contrastano le politiche imposte dalla Banca Centrale Europea. Come nel resto d'Europa, anche in Italia bisogna costruire una sinistra in grado di indicare una strada alternativa, e per questo è importante votare Rivoluzione Civile il 24 e 25 febbraio, e soprattutto dopo il voto, dal giorno dopo, iniziare a ricostruire una mobilitazione in questo paese che possa aiutare chi in Parlamento poi o all'interno delle istituzioni locali prova appunto a mettere in campo un programma e un'alternativa vera, perché l'alternativa non si costruisce soltanto dentro le istituzioni, ma in primo luogo all'interno della società. Della società civile, dei movimenti, dei sindacati. All'interno della società intendo ovviamente a partire da chi lavora precario, da chi lavora anche a tempo indeterminato ma non ha più l'articolo 18, da chi il lavoro non ce l'ha, da chi oggi non ha una casa, da chi oggi deve pagare i soldi anche per la scuola pubblica, insomma per tutti coloro che oggi soffrono la crisi e non sono rappresentati. Ecco, noi abbiamo l'obiettivo di ricostruire una rappresentanza, e questa è la funzione, anche la funzione delle elezioni, ma poi questa rappresentanza deve assumere, accumulare forze che riescano a ricostruire un protagonismo di massa popolare che apra una stagione, possa aprire una stagione nuova. Ovviamente questa è una battaglia che non si può combattere, come dicevo prima, solo in Italia, ma bisogna combatterla in Italia e in Europa, e questo è il compito che chi insomma starà con Rivoluzione Civile dovrà avere. Noi comunisti abbiamo su questo le idee chiare. Senti, tu sai bene che domani c'è a Piazza San Giovanni, ci sarà Peppe Grillo, con al di là delle differenze, pensi che comunque all'interno del Parlamento, un domani che saranno dentro al Parlamento, avranno lo stesso atteggiamento, oppure forse a parte qua si potrà fare un ragionamento? Ma guarda, questo ovviamente andrà verificato. Io quello che penso è che gli eletti di Grillo li conosceremo quando saranno eletti. C'è una difficoltà di progetto in quel movimento. Ovviamente avrà un consenso, credo, importante, questo dico non solo i sondaggi ma anche la partecipazione ai comizi che fa Grillo. Ovviamente noi non crediamo agli uomini della provvidenza, noi crediamo che il protagonismo, la partecipazione
debbano essere reali e debbano essere quotidianamente messe in moto, e ovviamente poi si verificherà in Parlamento, un Consiglio regionale dove ci saranno gli eletti di Grillo, quelli che guardano a sinistra, perché poi le aperture di Grillo a Casa Pound sono inquietanti, nel senso che ci potremmo trovare anche eletti che stanno dalla parte opposta alla nostra. Quindi sarà una verifica importante anche per loro, e per quanto ci riguarda ovviamente sulle cose, quindi sul fiscal compact, su pareggio di bilancio, sulla questione dell'articolo 18, l'articolo 8, la questione che riguarda la difesa della scuola pubblica, dell'università, eccetera, verificheremo sul campo, contro la guerra, verificheremo sul campo quello che faranno anche i grillini, se staranno da questa parte. Ovviamente credo che la collaborazione, almeno a livello istituzionale, sarà oggettiva, se saranno da un'altra parte, insomma, lo vedremo. Certamente quello che noi vogliamo fare è che queste cose poi si discutano fuori dalle istituzioni e si assuma una forza che riesca poi effettivamente a cambiare le cose. Vedo una debolezza, diciamo, nel movimento di Grillo, in primo luogo sulle questioni che riguardano il lavoro, che sono per noi centrali, e quindi crediamo che da questo punto di vista qualcosa hanno anche loro, diciamo, da imparare. E ovviamente vedremo, non posso fare previsioni su questo, semplicemente sarà poi la realtà che ci dirà da che parte staranno.